e abbiamo appunto anche mister Gautieri come promesso ai nostri microfoni. Allora, mister, un Livorno camaleontico, forse alla fine dei primi 45 minuti nessuno avrebbe scommesso un centesimo su come Livorno avrebbe disputato il secondo tempo, soprattutto su una ipotetica vittoria del Livorno, e poi invece siamo entrati in campo alla ripresa, sembrava un'altra squadra. Che cosa è successo? Ma è successo che in campo il primo tempo abbiamo giocato 15 minuti, mentre dopo i 15 minuti abbiamo creato due occasioni importanti, non l'abbiamo giocata più, abbiamo subito il crotone su situazione esterna con inserimenti dei centrocampisti sulla seconda palla. Siamo andati in difficoltà, la prima difficoltà l'abbiamo subita. Secondo tempo siamo entrati in campo con un'altra mentalità, quello che ho detto ai suoi colleghi, siamo, indipendentemente dalla sostituzione di Calabino, siamo entrati in campo con un'altra mentalità, abbiamo ragionato da provinciale, quello che dico ai ragazzi, perché comunque anche se ci chiamiamo Livorno non è detto che dobbiamo vincere tutte le partite, perché ci sono delle difficoltà, vedi 5 giocatori fuori e vedi anche oggi c'era il rischio sia Moscati che Moschera, ma questo forse nessuno lo sa, e forse di cosa ho dovuto modificare anche certe situazioni. Una vittoria importante, una vittoria del gruppo, una vittoria che hanno voluto i ragazzi. Dobbiamo partire dal secondo tempo, ma non dalla vittoria, dall'atteggiamento che abbiamo avuto dal secondo tempo, e poi attraverso l'atteggiamento è arrivato anche il gioco. E con il primo tempo si è avuta un po' l'impressione, no? Anche che si soffrisse parecchio in mezzo al campo, perché praticamente eravamo un po' in inferiorità numerica, quelli erano in 5 e noi eravamo in 3, un po' diciamo anche balbettanti sotto un certo aspetto. Non sono partiti col 4-2-3-3-1, noi abbiamo giocato con 3 centrocampisti, ha giocato con Jelinic, che comunque non è un attaccante pure, è un centrocampista. Noi abbiamo subito la cattiveria del Crotone, dove arrivava sempre prima sulla seconda palla, perché comunque abbiamo subito tante situazioni da gol da parte del Crotone, perché comunque c'era seconda palla respinta male, tirava, allora abbiamo subito lì, bisogna migliorare su certe situazioni. Questa è una squadra che viene da un passato un po' che tutti lo conosciamo, e oltre all'aspetto tecnico tattico bisogna lavorare anche sotto l'aspetto mentale, e vi posso dire che ci sto lavorando tantissimo, però io penso che da parte di tutti ci vuole il giusto equilibrio anche per gestire e per commentare certe situazioni, perché non perché, ripeto, ci chiamiamo Livorno, non è detto che devi vincere tutte le partite. Il campionato di B è un campionato da soffrire. Una battutina veloce, possiamo parlare anche di una sorta di una evoluzione tecnica oltre che mentale, una evoluzione anche tattica e tecnica nel secondo tempo oltre che mentale. Ma io è un 4-4-2, l'ho provato in settimana, perché comunque quello che ho detto ai ragazzi, attraverso il gioco bisogna anche cambiare sistema di gioco in corso. Oggi siamo stati bravi perché comunque l'abbiamo provato anche in settimana, come abbiamo cambiato sistema di gioco sabato, come abbiamo cambiato sistema di gioco la scorsa 2 settimane fa. Non è, secondo me non è un problema di sistema di gioco, è un problema di mentalità. Quando questa squadra riesce a capire che deve ragionare da provinciale, allora ce la possiamo giocare con tutti. Quando pensiamo di essere più forti degli altri, rischi di perdere contro tutti.